anche perché il tratto duro è finito, sta arrivando al Gran Premio della Montagna con un vantaggio che sfiora i 4 minuti Simon Carr. È finito il tratto duro anche per il gruppo, nonostante manchino ancora circa 1500 metri per arrivare al GPM, gruppo che va a riprendere intanto Luis Leon Sanchez. Sta risalendo il gruppo Ineos, anche De Plus, per andare davanti a svolgere il proprio lavoro con Aresman. Pioggia a tratti, ma l'asfalto è comunque bagnato, dunque massima attenzione adesso in discesa. Sta entrando negli ultimi 18 km di gara Simon Carr, tornando verso Brunico. Adesso la grafica parla per lui di un vantaggio di un minuto. È arrivato un po' lungo. Ha fatto una bella staccata. È arrivato un po' lungo, però è stato bravo, ha corretto subito la traiettoria. No, sta guidando bene in questi tratti così continui di contropendenza, però al momento non ha grosse difficoltà. Sono una ventina nel gruppo della Ineos Grenadiers, ovvero il gruppo del leader della classifica generale Tao Gegenhardt, con loro Fortunato, Kemna, c'è Buitrago e qua dalla regia Pietro Sollecchia ci fa rivedere questo errore da parte di Tao anche sul traguardo di Brunico. Per quanto riguarda la classifica finale, l'attuale podio con Gegenhardt davanti a Carty e Eick. Sta facendo questa discesa il gruppo con estrema cautela. E è Thomas. Ora con Garen Thomas. Non si fida di Aresman. È grande esperienza di Garen Thomas. E sa che è un tratto che può creare problemi, fondo stradale molto bagnato, e quindi giustamente prende la testa. Aresma un po' più giovane, magari si fa prendere un po' così dall'entusiasmo e esagera un po', quindi... Come a dire, Aresman, tanto abbiamo 4 minuti e 0,3 adesso, se arriviamo anche in fondo alla discesa che ne abbiamo 4 e mezzo, non cambia nulla, quindi... Tra 10 giorni parte il Giro d'Italia, tra poco più di 10 giorni parte il Giro d'Italia, dunque pensiamo a quello e pensiamo a... dare un'altra mandata alla cassaforte nella quale già è stata messa la maglia verde di Tao Gegenhardt a questo Tour of the Alps. Deve prendere rischi, Simon Carr ha tutto il tempo, insomma un minuto di vantaggio, deve prendere assolutamente rischi. Eccoci sul quartetto dei più immediati inseguitori di Carr, ovvero il suo compagno di squadra Steinhauser, Fabro e Lipovic, che sono i due della Bora Hansgrohe, con loro il norvegese della 1X e si tratta di Kulset. Steinhauser chiaramente non collabora avendo Simon Carr davanti. Ricordiamo Steinhauser figlio di Tobias, ex corridore. Ho già fatto una gran tappa. Assolutamente. È stato sì. Attivissimo fin dall'inizio. È un giovane molto promettente. Suo padre correva in Telecom, Gerolsteiner. Che hanno questo vantaggio della cronometro. Forse come squadra potrebbe essere un po' più forte la Jumbo Visma rispetto alla Sudal Quickstep, però il giro è lungo, 3 settimane sono lunghissime e gestirle non sarà facile per nessuno. Poi, come dico sempre, la corsa la fanno corridori e anche le tattiche che magari non ti aspetti, che ti portano allo scoperto magari da lontano in una tappa che
non pensi che qualcuno possa attaccare. Intanto Simon Carr è già entrato nell'ultimo chilometro, una vera e propria passerella per lui, e oggi anche una passerella trionfale, perché davvero ha fatto qualcosa di straordinario questo ragazzo. Se l'è meritata tutta. Gallese anche lui, se l'è meritata tutta, sì. Cresciuto nel sud della Francia, perché quando era un bambino la famiglia si trasferì appunto nel sud della Francia, e dunque sono stati i Pirenei le strade che lo hanno tenuto a battesimo nel suo approccio al mondo del ciclismo. Prima vittoria da professionista per Simon Carr, ragazzo di 24 anni, oggi davvero grande protagonista sulle strade del Tour of the Alps, sua l'ultima tappa della corsa sulle strade dell'Euregio. Tutti gli applausi sono per lui, per Simon Carr, ragazzo che fra l'altro già nei giorni scorsi si era messo... provato ad ostacolarlo un po', però è stato bravo Steinhauser, è riuscito a passare. È stato il finale una passerella per Simon Carr, lo è adesso una passerella per Tao Gegenhardt e per tutta la sua Ineos Grenadiers. Ha ottenuto la quarta vittoria di tappa a Renon sulle strade del Tour of the Alps, Gegenhardt, che già era salito anche sul podio finale di questa bellissima corsa nel 2019 alle spalle di Pavel Sivakov. Terza vittoria Gran Bretagna. Simon Carr, Hugh Carty per la IF e Jack Haig, l'australiano invece della Bahrain Victorious. Sulla destra rivediamo il replay dell'arrivo di Simon Carr verso il podio. Per le premiazioni finali invece Tao Gegenhardt, corsa sempre molto interessante questo Tour of the Alps, a mio avviso anche molto ben disegnata, l'ideale se va intesa come va intesa, anche come gara di rifinitura della